Ragazzi, sto per provare il futuro delle gare Endurance. Tenetevi pronti perché è un petardone assurdo. Bene amici di VadoMax, benvenuti in questo nuovo video. Dopo un po' di tempo si ritorna a girare in outdoor, nonostante le temperature, vi dico soltanto che ci sono 4 gradi, anche se è mezzogiorno e mezzo passato, perché sapete, la voglia dei BRM c'è sempre stata. Infatti, come potete vedere, sono a Cremona Karting, perché, dato che li sentite in sottofondo, si sta svolgendo l'ultima tappa del trofeo BRM Endurance e dopodiché nel pomeriggio ci saranno dei turni gratuiti, nonché anche delle novità per quanto riguarda il 19, per cui meglio vado a cambiarmi perché decisamente ci sta meglio con la tuta che non fa così. Come potete vedere, sono bello che vestito e vi dirò una cosa: non solo proverò il BRM, ma molto probabilmente proverò una chicca in esclusiva. Tenetevi pronti perché è un petardone assurdo. Spero di non smaltarmi alla prima curva. Però vedere, con le mani. Io vo, e poi cucinare con stesine. Vai. Dai, non accelerare. Sì, accelerare. Al minimo alto. Ragazzi, sto per provare il futuro delle gare Endurance. 254 tempi, 36 cavalli. Spinge da bestia. Doppio pollice! Devo rallentare un po' perché avevo visto che in curva te stavi un po' esagerando. C'è l'adrenalina che sta uscendo da tutte le parti. Ce n'è motore? Eh? Ce n'è motore? Sì, però ovviamente confermo che i rapporti un po' lunghi e quello sì, però un po' corti, scusa, volevo dire. Però rapporti questo è... Corti. Ho detto lunghi per sbaglio, vuol dire corti. Cazzo, che figata! Porca troia! Eh già, devo proprio ammetterlo. Stavolta Renato ha tirato fuori dal cilindro un coniglio veramente, veramente grosso. Devo fargli i complimenti. Io sto mettendo mano adesso alle clip di oggi pomeriggio e mi sto ancora chiedendo: ma cosa cavolo ho provato?
cos'era, un kart o un'astronave? Perché veramente mi sono andato a guardare un kart di un livello pazzesco. Veramente, sono rimasto veramente, veramente impressionato. Devo fargli un applauso perché stavolta Renato ha superato se stesso. Dato che comunque però voi volete tanto numeri, statistiche, menate varie, questo è un 250 quattro tempi raffreddato a liquido con 36 cavalli a 13.000 giri. È stata una prova un po' improvvisata, purtroppo non ho girato molto con i BRM, anzi avrei dovuto girare con quelli, però alla fine credo che le 4 ore di altesa con 5 gradi ne sia valsa la pena, veramente. Un signor mezzo, non vedo l'ora di poterlo provare ancora in pista, su una pista magari con un assetto giusto, rapportato giusto, perché effettivamente aveva i rapporti un po' corti. Veramente, devo fargli un applauso a Renato. Dico soltanto che comunque questo sarà il motore del futuro prossimo della KFR. Veramente, devo fargli i complimenti perché ha fatto un capolavoro, veramente. Spero di avervi trasmesso le sensazioni di guidare un kart fuori dal comune. Vi invito a lasciare un bel like, ad iscrivervi al canale, a passare alla pagina Facebook, a commentare qui sotto se avete domande o richieste particolari. Vi invito anche ad attivare la campanella giù per le notifiche. Prossimi appuntamenti, voi vedrete questo video quando saprò già il risultato del playoff. Incrociamo le dita, speriamo che sia andato bene. In questo periodo, avendo tanto materiale da editare, probabilmente ci sarà un cambiamento per quanto riguarda la programmazione. Di sicuro ci sarà un video la domenica. Probabilmente gli onboard usciranno un po' più diradati nel tempo. Cercherò di portarvi anche qualche altro contenuto un po' particolare. Sto un po' pensando anche a uno special di Natale un po' diverso dal solito. Adesso vediamo cosa salta fuori, speriamo bene. E veramente, sono rimasto senza parole. Stavolta veramente ho provato un kart fuori dal comune. Che sia questo il futuro? Io lo spero proprio. Dal vostro Mother Max è tutto, ci vediamo alla prossima. Bye bye!